Ok, allora quindi ricapitolando, ripulendo un attimo il diagramma di prima, abbiamo, siamo arrivati a questa conclusione, ovvero che appunto un certo compressore, la cui curva caratteristica ha una fissata velocità di rotazione, sia questa qui, ha la capacità appunto caratteristica. Che cosa significa? Significa che può erogare tutte le portate che leggiamo sulle ascisse, in corrispondenza delle quali è in grado di erogare valori della pressione di mandata che leggiamo sulle coordinate. D'altro canto, il nostro impianto è fatto in modo tale da richiedere un valore utile, che è quello che appunto l'utilizzatore, utile utilizzatore, lo chiamiamo come sinonimo, è quello che l'utilizzatore richiede. È fatto l'impianto in un certo modo, quindi le perdite al suo interno hanno un andamento caratterizzato dalla curva E, curva caratteristica esterna, e quindi sommando la pressione utile alla somma di tutte le perdite del circuito, otteniamo questa risultante caratteristica esterna che rappresenta appunto le esigenze, il modo possibile di, ecco, il possibile modo di funzionare di tutto l'impianto, di tutto il sistema, e quindi diciamo il punto d'incontro, l'intersezione fra queste capacità della macchina e esigenze dell'impianto, chiaramente il punto di intersezione. Come? Ok, e questo è quello che avevamo concluso qualche minuto fa. Possiamo aggiungere qualcosa. Quando appunto l'intersezione avviene in questo modo, diciamo, notiamo che questo punto di funzionamento, vedremo, è un punto che si chiamerà stabile, perché se le cose vanno in questo modo, notate che può capitare durante il funzionamento, in dipendenza dal motore che aziona il compressore, in dipendenza dalle condizioni di funzionamento che regnano nell'impianto, che magari per momentaneamente, quindi in situazioni di transitorio, ci siano degli spostamenti, per esempio sulla portata che richiede l'utilizzatore, che per esempio potrebbe aumentare per un motivo qualunque, diciamo entro certi limiti, e supponiamo che a un certo punto l'utilizzatore richieda questa portata. Questa portata qua, si vede che il compressore è in grado di erogarla, però la eroga con questo valore di pressione. Nel circuito si vede che affinché l'utilizzatore possa ottenere questa nuova portata con questo valore di pressione, la pressione di mandata dovrebbe invece essere quest'altra, ok? Mi trovate? Per tenere conto del fatto che sono aumentata la portata, sono aumentate le perdite, che prima erano queste, diventano quest'altra. Il compressore mi può dare questo valore di pressione, significa che quindi non ce la fa a soddisfare queste richieste mutate da parte dell'utente, e quindi mi manda questa portata a un valore di pressione più basso, quindi insoddisfacente, e a questa insoddisfazione della pressione corrisponderà evidentemente un progressivo ridursi della portata, si riduce fino a far tornare a riguadagnare praticamente il punto dove finalmente si bilanciano le richieste dell'impianto e le offerte, chiamiamole così, la capacità di lavorare del compressore. E, analogamente, nel caso contrario, nel caso in cui
c'è un'ostruzione, questo succede, insomma, si sporcano, insomma, si usurano, per cui diciamo c'è una riduzione transitorie della accidentale, quindi non perché stiamo, attenzione, non vorrei essere frainteso, non stiamo ancora parlando, lo faremo tra breve, di come si regola la portata in queste macchine. Qui stiamo parlando di fatti senza interventi esterni, quindi fatti transitori dovuti a cause accidentali. Dicevo, se la portata tende a ridursi rispetto a quella di progetto, in questo caso appunto accade l'inverso, ovvero il compressore sente che quella portata è diminuita e quindi sente, scusatemi, che le perdite nel circuito stanno diminuendo e quindi fornisce un surplus di energia di pressione al fluido che tenderà gradualmente a far crescere la portata che potrà fornire, okay? E quindi di nuovo potrà ritornare a un punto di funzionamento. Ecco perché si chiama punto di funzionamento stabile. Questa cosa, ok? Questa cosa evidentemente andrebbe in maniera diversa se questa intersezione accadesse, ricordate che in generale la caratteristica interna di queste macchine ha una forma fatta in questo modo, e abbiamo visto dei diagrammi sui quali torneremo tra un attimo, dei diagrammi che in realtà troncano tutto questo tratto crescente e adesso cominciamo ad approfondire questa cosa. Per cui, dicevo, se per esempio la nostra caratteristica esterna fosse molto ripida e quindi l'intersezione sarebbe questa, in questo punto potrebbe comunque il nostro impianto funzionare, perché il compressore, diciamo, eroga questa portata con questa pressione. Però, come potete vedere, in questo caso, siccome qui la pendenza della caratteristica esterna supera quella della caratteristica interna della macchina, vedete, la situazione è ribaltata rispetto a quel punto che abbiamo visto prima, nel senso che se ci fosse uno spostamento del punto di funzionamento accidentale o verso portate più elevate o verso portate più basse, si vede che il compressore non riesce a ripristinare, facendo allontanare sempre più, diciamo, il punto di funzionamento da quello nominale. In particolare, se, come può capitare in alcune circostanze, più che un incremento, quello che è più probabile che si registri è una riduzione della portata, vedete, in questo modo il compressore andrebbe ad erogare una portata inferiore, d'accordo, però con una pressione fatta così non si vede in questo caso. Dicevo,
in pratica con valori della pressione che sono sempre, che anche se diminuisce la portata, diciamo, non riesce ad adeguarsi alla nuova condizione di funzionamento. E quello che succede è che in pratica il povero compressore prova ad adeguarsi a questa nuova situazione fornendo valori di portata sempre più bassi, però in questo caso a valori di portata più bassa, a differenza di quello che capitava sul ramo decrescente, corrispondono valori di pressione sempre più bassi e quindi che soddisfano sempre di meno le richieste dell'utente. Quindi questo che cosa significa? Significa che la portata si riduce progressivamente, la pressione altrettanto, si arriverà ad un punto in cui, diciamo, la pressione serve, riesce soltanto a inviare alla bocca di uscita del compressore un minimo di portata, fino a che addirittura la portata erogata si annulla. Okay? Quando a furia di iterarsi questo fenomeno di successiva riduzione della pressione e della portata, in pratica il compressore non riesce ad erogare più nulla. Se io non ho disposto un organo di intercettazione del flusso, praticamente che cosa succede? Succede che la pressione a valle del compressore dentro l'impianto, per esempio questo punto qua, okay, è più alta rispetto a quella che il compressore mi sta mandando, e quindi si inverte il flusso, che invece di andare dal compressore, abbiamo disegnato quello schemino di prima, comunque ci siamo capiti, anziché andare dal compressore verso il mio utilizzatore, per esempio verso quel serbatoio, il flusso si inverte e va dal serbatoio, dove in quell'istante regna una pressione più alta rispetto a quella con la quale il compressore mi fa uscire il gas dalla sua mandata, e quindi il flusso si inverte e percorre tutta la tubazione in senso contrario, e già lì potrebbe creare danni, ma soprattutto il pericolo serio è nel momento in cui questa portata di fluido risale e letteralmente rientra all'interno del compressore e attraversa i condotti statorici e ritorna addirittura sulla girante, e provocando appunto un'onda di pressione sulla concentrata sulle pale della girante, che potrebbero avere conseguenze negative. È chiaro che quando è successo questo, praticamente il serbatoio, il serbatoio immaginario, si è svuotato in parte, la sua pressione è diminuita, è arrivata a questo valore qua, da questo valore è arrivata a questo, e quindi in pratica tornerebbe a funzionare su questo punto. Però se io non ho predisposto niente, insomma, non sono intervenuto per modificare quello che stava accadendo, praticamente il fenomeno si ripete e piano piano, passo dopo passo, praticamente ritornerei all'inconveniente di prima. Insomma, questo fenomeno, finché non intervengo proprio fisicamente dall'esterno per correggere questa situazione, avrebbe una ripetitività ciclica. Ciclicamente io avrei questa cosa, che la pressione aumenta fino a raggiungere questo valore massimo, dopodiché se io non sono riuscito ad intervenire, di nuovo mi ritrovo a ripercorrere tutta il ramo ascendente in questo modo, e per cui appunto si verificherebbe di nuovo questa inversione del flusso, e quindi ciclicamente, periodicamente, io avrei questo flusso che si inverte e con queste botte di pressione nei condotti e soprattutto sulla girante del compressore,
che a lungo andare potrebbero creare, potrebbero sicuramente, finirebbero per creare danni e portare alla rottura materiale della, principalmente della girante del, del compressore. Quindi chiaramente la, la frequenza di queste oscillazioni dipende dalla, dai volumi in gioco, quindi dalla capacità del, dell'impianto stesso, ma in ogni caso diciamo il risultato finale sarebbe, sarebbe uguale. Questo, questo fenomeno è noto appunto come è un problema di esercizio, si chiama così, cioè un problema che si può verificare durante l'esercizio di una macchina che da un punto di vista progettuale non ha problemi, è correttamente realizzata, però durante l'esercizio se viene mal esercita, se viene mal gestita e quindi facendola funzionare appunto in punti che cadono sul ramo crescente della sua curva caratteristica interna, possono dar luogo a questo problema del, del pompaggio. Ecco perché, come dicevo all'inizio, se io ho questa la caratteristica interna fatta in questo modo, io che vado a vedere la caratteristica esterna del mio circuito, per esempio l'intersezione capitasse qui, io devo escludere non in questo punto, per me questo non è un punto possibile di funzionamento, devo scegliere, è meglio se mi vado a scegliere un altro compressore che abbia per esempio una curva caratteristica fatta in questo modo e che quindi la cui intersezione sia, sia questa. Devo stare attento che questo punto di intersezione cada sempre sul ramo decrescente della caratteristica interna della, della macchina. Per questo motivo, proprio per non indurre in errore, insomma, diciamo, l'avventato progettista dell'impianto, in generale, quasi sempre, non proprio sempre, ma quasi sempre, come abbiamo visto qualche giorno fa, il, i costruttori appunto troncano completamente la curva caratteristica, la fanno partire direttamente dal ramo decrescente, quindi quello che siamo abituati a vedere, se uno dice come sono fatte le curve caratteristiche dei compressori centrifughi, tipicamente vengono disegnate in questo modo. Il motivo è questo, è chiaro che c'è sempre un ramo prima crescente per i motivi che abbiamo visto sulla genesi, no? Come nascono queste curve, è una scelta legata proprio al, all'esercizio, quindi non a più al progetto della macchina ma all'esercizio, per evitare questo fenomeno negativo che si chiama pompaggio del, del compressore. Ok? E quindi da un punto di vista della scelta, quindi da una parte la, dal punto di vista impiantistico l'ingegnere che deve scegliere il compressore da inserire in un impianto farebbe bene a scegliere, se ha la possibilità, chiaramente non sempre ha tantissimi gradi di libertà, a scegliere, è chiaro che lui da dove parte? Parte da una curva caratteristica, una curva caratteristica esterna che è il suo punto di partenza, cioè quello che rispecchia le esigenze dell'impianto e che quindi queste devono essere garantite, soddisfatte sicuramente, perché altrimenti l'utente non viene, non vede soddisfatte le sue richieste e quindi, come abbiamo detto più volte, scegliere la macchina adatta per raggiungere questo
questo risultato. Se quando può scegliere, è chiaro che per esempio è preferibile scegliere un compressore tale che la caratteristica esterna incontri la caratteristica interna del compressore incontri questa caratteristica esterna il più lontano possibile dal punto di massimo relativo, ok? Perché? Perché come vedremo in seguito, a parte questi fenomeni accidentali, normalmente è prassi quotidiana provvedere alla regolazione proprio voluta della portata. Allora, se sto lontano, io posso garantire un campo di operabilità della macchina piuttosto ampio, ok? Se io vado a scegliere, diciamo, un compressore che mi fa lavorare in prossimità del massimo, vedete, vado a ridurre l'operabilità della macchina. Quindi questo significa appunto andare a scartare una situazione di questo genere, insomma andare a voltare pagina del catalogo del costruttore per cercare sicuramente, insomma, ci sono buone possibilità di trovare una macchina la cui intersezione, insomma, che cada quanto più a destra possibile rispetto al punto in alto. Viceversa, il costruttore normalmente fa sì da avere questo punto di massimo il più possibile accostato all'asse delle ordinate. E qui ritorniamo, vi avevo anticipato, prima avevo detto che saremmo ritornati su questo punto, discorso della scelta della geometria delle pale rivolte all'indietro, radiali o in avanti. È chiaro che se facciamo questi due casi, così, andando a sottrarre o da questa o da questa la curva delle perdite complessive, è chiaro che in questo caso il massimo relativo capita un po' più a destra, vi trovate, rispetto a quello che può capitare con questa semiretta qui, e quindi questo è diciamo un ulteriore motivo che induce a scegliere le pale rivolte all'indietro per tutti quei casi in cui chiaramente quelle eccezioni che abbiamo detto prima non si richiede, non so, come il ventilatore o un compressore particolarmente veloce, non si richiede la robustezza delle pale radiali. In generale le pale rivolte all'indietro, a parte quei vantaggi sulla decelerazione nel diffusore e quindi alla fine sul rendimento della macchina, presentano ulteriore vantaggio che in generale hanno il punto di minimo, quindi diciamo dove viene troncata la curva sua caratteristica interna, più prossimo all'asse delle ordinate rispetto a quanto si otterrebbe con la geometria con le pale rivolte in avanti. Ok?
Allora, tutte queste macchine, i compressori dei quali stiamo parlando, ma come vi ho spesso anticipato, tutte queste cose che stiamo dicendo, teniamocele, ricordiamocele bene, perché ci torneranno utili le terene, quindi andremo un po' più spediti velocemente quando parleremo delle pompe. E, come dicevo, entrambe queste categorie di macchine, compressori e pompe, hanno sicuramente l'esigenza di prevedere una regolazione della portata. Sono rarissimi i casi in cui l'utente impiega costantemente nel tempo la portata nominale. Ora, regolare la portata significa ridurla sostanzialmente rispetto al valore nominale, perché diciamo, il valore nominale dovrebbe coincidere con la massima esigenza di portata da parte dell'utente. Poi può capitare che l'utente chieda una portata inferiore e quindi la macchina si deve adeguare. In caso contrario, diciamo, la vedo un po' difficile, salvo casi particolari di cui faremo un cenno un po' più in là. Diciamo che quindi in generale regolare intendiamo ridurre la portata rispetto al valore di progetto, e come al solito, se andiamo a individuare il punto nominale come intersezione tra le due caratteristiche, vediamo che per esempio per regolare la portata abbiamo diverse opzioni per quanto riguarda il compressore, per quanto riguarda le pompe un po' quasi le stesse, però con alcune differenze che poi sottolineeremo quando sarà il momento. Cioè, in linea di massima, quindi la cosa che salta agli occhi più semplice che si potrebbe fare è, per esempio, variare la caratteristica esterna lasciando invariata la caratteristica interna, o viceversa non toccare il circuito. Variare la caratteristica esterna significa intervenire sul circuito, okay, e lasciare invariato il modo di funzionare del compressore, oppure non toccare in nessun modo l'impianto e variare il modo di funzionare del compressore. Non vorrei dilungarmi adesso, insomma, come al solito, sforare l'orario del professore Gentile, che mi trova sempre. Accenniamo alla cosa più semplice. Che cosa intendo, per esempio, variare il modo di funzionare, quindi variare la caratteristica interna del compressore? C'è un'unica possibilità, non è che mi metto a smontare la girante, cambio le pale e faccio una cosa del genere. L'unica possibilità è variare la velocità di rotazione di questa macchina. E quindi dal punto di vista concettuale è piuttosto semplice, cioè nel momento che, se questa è ottenuta con una certa velocità n, nel momento in cui l'utente mi chiede una portata più bassa, per esempio questa, io posso intervenire sulla macchina abbassando la velocità di rotazione in modo da ottenere questa curva primo in corrispondenza di una velocità n primo minore di n, cioè le velocità crescono in questo senso, okay? Non ho toccato il circuito, okay? Quindi significa che
la pendenza della mia curva caratteristica esterna è rimasta invariata, ho variato la velocità di rotazione della macchina, quindi la sua caratteristica interna, il nuovo punto di funzionamento sarà questo, ancora una volta, ottenuto andando a intersecare caratteristica esterna con caratteristica interna. Ok? E quindi questo concettualmente, come dicevamo, è piuttosto semplice. Domani ripartiamo da qua, vediamo anche gli effetti dal punto di vista energetico quali sono, e vedremo poi gli altri sistemi, per esempio quelli che si ottengono intervenendo sul circuito e quindi imponendo variazioni alla caratteristica esterna. Per chiudere questa cosa che abbiamo appena detto sulla variazione, quindi vi dicevo, dal punto di vista concettuale non ci sono difficoltà a intuire il funzionamento, le modalità con cui si interviene tramite questo sistema di regolazione della portata. Appunto, come abbiamo visto, oggi non l'abbiamo proprio acceso, insomma domani riprenderemo un attimo a vedere le diapositive, vi ricordate appunto che normalmente per un certo tipo di macchina quasi sempre il costruttore vi propone una famiglia, qui L oppure Beta oppure Tipon 2, come abbiamo detto, e comunque vi propone una famiglia di curve più o meno fatte in questo modo, ok, ottenute al variare della velocità di rotazione. Ricordate, le abbiamo viste sul catalogo, sono appunto tutte tagliate in corrispondenza del punto di massimo. Stamattina abbiamo anche chiarito come mai questa cosa. Quindi è chiaro che se io sto funzionando su questa velocità di rotazione, mi posso spostare su quest'altro, su quest'altra, tenendo conto dell'andamento, della caratteristica esterna dell'impianto che rimane immutata, perché faccio questa regolazione, intervengo sulla macchina e non sull'impianto, quindi la caratteristica esterna rimane immutata, i nuovi punti di funzionamento si troveranno dalle nuove intersezioni, caratteristica interna, caratteristica esterna. E quindi questo, come dicevo, concettualmente è abbastanza semplice. Ci può essere una difficoltà pratica a realizzare questa cosa, cioè nel senso di avere questa variazione, cioè dipende un po' a questo punto da che tipo di compressore abbiamo, che taglia, quanto è grande, quanto è sofisticato e soprattutto qual è il motore che lo sta azionando, la macchina motrice che lo sta azionando. Perché dico questo? Perché se parliamo di un compressore di piccola, media taglia per usi sia industriali ma insomma di piccola potenza, piccoli rapporti di incrementi di pressione, eccetera, o per usi civili per esempio, molto spesso insomma la macchina motrice è un motore elettrico che lo aziona. Se appunto parliamo di impianti poco sofisticati, dove il compressore ha un certo grado di rotazione, quindi un certo costo, di solito per coerenza non si può montare poi una macchina elettrica motrice sofisticata se il compressore è di piccola taglia e quindi di basso costo, e gli si accoppia un motore elettrico del tipo più semplice. Se è del tipo più semplice, quello avrà una velocità di rotazione, ok, o al massimo avrà un commutatore che mette in funzione due coppie di poli. Ricordate l'espressione, la velocità di rotazione è inversamente proporzionale al numero di coppie di poli, no? F=60 diviso P, dove P è il numero di coppie di poli. Quindi se io ho un commutatore da una coppia di poli, posso passare un classico motore sincrono
più economico, con una sola coppia di poli, quindi ha una velocità di rotazione di 3000 giri al minuto, o se è asincrono di, cioè lo scostamento meno c'è, diciamo 2900 giri al minuto. Se ho un commutatore che mi mette in funzione 4 poli, due coppie, di mezzo la velocità, e l'altra velocità tipica di rotazione è 1450 giri al minuto e via dicendo. E quindi che cosa ho? Prima di tutto, diciamo, nel caso più semplice, quindi più economico, potrei avere una velocità unica senza neanche questo commutatore, oppure ne posso avere due, al massimo tre, quindi diciamo non ho una continuità nella regolazione. Insomma, significa, se questa è la curva di 2009 e questa è quella di 1450, è chiaro che posso ottenere o questa portata o quest'altra. Se mi serve questa, no, non va bene questo sistema, perché non so, a meno che appunto non ricada nel caso in cui il motore che aziona il compressore non abbia una velocità comunque regolabile. Esistono motori elettrici oggi che fanno questo, sono più sofisticati e più costosi, quindi tecnicamente non è che ci sono problemi, bisogna solo capire, diciamo, la pratica realizzazione. Oppure chiaramente chi si presta bene a queste cose, quindi se il compressore ha una certa taglia, una certa taglia, e si sa già in partenza, ecco la cosa importante, il progettista dell'impianto sa già in partenza che sarà costretto per esigenze dell'utente a variare spesso la portata, per esempio lo si potrebbe accoppiare a un motore a combustione, un motore diesel tipicamente, che come avete visto tranquillamente variano la loro velocità di rotazione, magari con qualche differenza sul rendimento globale, ma insomma, per esempio sul motore diesel la cosa è possibile con scarse penalizzazioni in termini di rendimento. Però appunto, insomma, parliamo di cosiddetto motocompressore, che insomma non è tanto diffuso. Questa è un po' la difficoltà, quindi non tanto concettuale ma quanto realizzativa, insomma, appunto, con questo tipo di regolazione. Domani vedremo appunto una regolazione che interviene mediante qualche valvola sul circuito, e quindi facendo variare la caratteristica esterna, allora là è chiaro che è più semplice, non è che mi devo preoccupare. Ci posso mettere il motore più economico, più banale, e poi me la vedo io. Però la cosa poi ha un rovescio della medaglia che vedremo. Ok? Qualche